Questi si stanno facendo tutto un viaggio sulla solita roba con 20 anni di ritardo rispetto all'America e quello che è successo, non so, quando esplose Eminem, che quindi tutti i conservatori iniziarono a scoprire il rap. La musica che dite di amare, cioè in questo caso quella di Renato Zero, non conoscete neanche veramente bene, perché Renato Zero fece un pezzo che si chiamava Galeotto Fulcanotto. Allora, Galeotto Fulcanotto è un testo di Renato Zero. Roberto Alessi c'è? Sono qua, sono qua. È qua. Allora, di che cosa parlava questa canzone, Roberto? Ma Perché guarda, è una J-Ax dice: canzone, a voi non me. conoscete tutti i testi, anche un tempo i testi venivano censurati. Certo, e anche questo pare che fosse, sia stato al centro di qualche contestazione anche piuttosto dura, perché è la storia praticamente di due fidanzati che escono in mare, vanno col canotto e a un certo punto lei, forse per un capogiro, cade e lui la lascia annegare e poi finisce pure la canzone con una sorta di risata. Insomma, non è che proprio mi fa impazzire quella canzone, pur essendo io un sorcino puro sangue, perché Allora, Renato Zero piace a tutti gli Vladimir, italiani. allora la stiamo sentendo di sottofondo, mettiamo anche, ecco, stiamo parlando di una canzone di Renato Zero, oggi Renato Zero compie 70 anni. Vladimir, Tanti auguri a Renato canzoni Zero. vecchie, canzoni nuove, canzoni di un tempo che venivano censurate, quelle di oggi non vengono censurate. Beh, diciamo che se dovessimo seguire la censura per tutti, non dovremmo mandare in onda una canzone che si chiama Cocaine di Eric Clapton. Oppure, non lo so, dovremmo censurare tutte le canzoni che sono state considerate veicolo di messaggi negativi. La canzone di Renato Zero, Galeotto Fulcanotto, è talmente divertente, surreale, si capisce che non è incitare qualcuno a far fare la stessa fine a quella fidanzata che si Cioè porta dice sul canotto. provocatoria, però è Così un come la testo, canzone Triangolo sì, non però era. è un testo comunque che in questo momento forse non sarebbe passato, Adesso ok? no, adesso Perché. no, è stata fatta in un periodo in cui c'era meno sensibilità sul tema del femminicidio, sicuramente, però la sensibilità di Renato Zero sicuramente lo ha portato a fare una canzone assolutamente surreale che non è un invito ovviamente alla violenza Allora, sulle donne. Mengoli, Sì, buongiorno, Riccardo buongiorno. Bocca, cos'è che non capiamo oggi dei giovani Ma io cantanti, mi noi? meraviglio di. Mengoli, cos'è che non capisci tu? No, io non capisco perché J-Ax debba fare queste dichiarazioni. Io mi auguro che J-Ax abbia come duratura del suo successo per tutti gli anni che ha avuto anche Renato Zero, ma non solo lui, ma anche tutti gli altri, perché questi arrivano a fare delle cose in quel momento, poi dopo 10 anni spariscono, Beh, poi danno, insomma, aspetta, J-Ax è da no, tanti aspetta, anni o che dopo c'è, dai, 20 anni su, spariscono. Mengoli. No, J-Ax è ho da più di capito. 20 anni che sta nel mercato discografico, Ma non io sono avrei solo rispetto per stupidaggine. quello che è Renato Zero e per quello che ha scritto. Cioè, mi prende Galeotto Fulcanotto, è stato il canotto, quello lì, insomma. Ma però, ha fatto i migliori anni, Mi vendo, ha fatto tante altre cose eccezionali. E poi ci danno degli anziani? Beh, io vi auguro di arrivare alla nostra età e lavorare ancora e a fare ancora delle canzoni. Allora, sentiamo Alba Parietti, Eleonora Casalegno collegata insieme a DJ Ringo. DJ. Io sono Alba. d'accordo che, e poi bisogna contestualizzare, secondo me, sia i testi al periodo storico, proprio in questi giorni si è parlato a lungo, non so, di Angeli Negri per dire, che all'epoca aveva un senso, oggi ne prende tutto un altro e diventa una parola impronunciabile, giustamente impronunciabile, perché nel frattempo la nostra cultura si è evoluta e purtroppo, dico purtroppo perché quella è una gran bella canzone, però è politicamente scorrettissima oggi come oggi, nonostante fosse cantata con tutte le buone intenzioni allora, ed essendo una bellissima canzone. Per quanto riguarda Galeotto Fulcanotto, ripeto, è un po' come la canzone di Sordi sulla nonnetta, nonnetta che insomma gli faceva a fare una bruttissima fine alla nonnetta piuttosto che a cose di Mondaini e Vianello, che c'è cioè un conto è il sarcasmo esplicito dove il gioco supera anche il testo, nel senso che è talmente chiaro che è fatto per giocare che puoi dire qualsiasi cosa, perché se no si abolisce qualsiasi forma di ironia, di divertimento, di sarcasmo. Un conto è metterci violenza in queste parole e dare a questo testo un connotato che può essere utilizzato da persone che non sono capaci di capire le differenze e incitare l'odio, per esempio nelle persone più fragili, che sono le più facili da indurre all'odio, perché l'odio è la passione a cui molta gente, come dire, appartiene volentieri, Sentiamo no? È DJ Ringo, la cosa passione che si pensa? condivide di più Ringo, cosa l'odio. pensi?
Io penso che tutti i discorsi sono validi, perché quando si parla di arte c'è tanta fantasia. Triangolo. Sono a prescindere contro ogni tipo di divieto e di censura. Quindi, per capirci, la musica va lasciata, non va toccata. È come, non posso cancellare i quadri del 1300 o no, dei 1400 perché tagliavano teste e c'è la violenza. Cioè, vanno ammirati per quello che ero. Chiaro che uno intelligente deve contestualizzare il testo di una canzone di 40 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa. Ma ci mancherebbe, cioè siamo intelligenti. Qual è il problema? Allora, Bella Senza Anima, molti non sanno che Bella Senza Anima è stata censurata. In quale parte della canzone? Copertina, vediamo. La canzone che canti? Bella Senza Anima. Bella Senza Anima. Bella Senza Anima è stato un momento di ribellione mia, personale, che ho voluto esprimere con gridando la mia disperazione. Adesso siediti su quella seggiola. Non ci sono, diciamo, riferimenti reali nelle mie canzoni, sono sempre allegoriche. Senza interrompere. Ci sono state sempre le canzoni che hanno urtato un po' le persone all'inizio, ma noi artisti dobbiamo essere quelli che proprio dobbiamo proporre qualche cosa di diverso. Povero diavolo! La censura c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ricordiamoci che Bella Senza Anima è stata censurata. E quando un giorno lui si chiederà di più. E adesso esatto, la parola censurata, Riccardo Bocca, letto, giusto? Sì, ma la domanda cardine che esce da tutto quello che state dicendo è quella se la musica, le canzoni, i testi delle canzoni debbono avere o meno un ruolo educativo nei confronti della società. Credo che non sia assolutamente questo ruolo, così come è grottesco pensare che l'esito di un testo considerato dalla morale del momento trasgressivo, possa avere conseguenze maggiori nella società rispetto a quello che è l'incapacità di educare un ragazzo, di costruire una consapevolezza civile, di avere un sistema civile rispettoso nei confronti delle donne. Quello che abbiamo sentito adesso, per esempio, Bella Senza Anima è un grido violento, aggressivo, sicuramente irrispettoso nei confronti della donna che racconta, ed è la trasposizione dello stato d'animo di un uomo che in quel momento questo prova, è la raffigurazione di qualcosa, non è incitare al disprezzo nei confronti di una donna. E automaticamente tutto questo porta a una denuncia. Samantha, io guarda, quando ascolto le canzoni, le ascolto, a volte le vivo su di me, a volte le vedo solo come un bel... Però rispetto a quello che ha detto... Non mi sento assolutamente offesa da una canzone come Bella Senza Anima, zero. Eleonora. Mi senti? Sì. Mi senti? Sì. Ah, ok, eccomi. Beh, allora... c'è da dire che negli anni passati la censura era sicuramente molto più rigida rispetto ad oggi. La maggior parte dei testi degli anni 60-70 sono stati quasi tutti censurati. Pensiamo anche a 4 marzo di Lucio Dalla, in realtà il titolo originale era Gesù Bambino, che poi fu cambiato perché insomma quel titolo lì con un testo piuttosto audace non si combinava bene. Io sono d'accordo che, chiaro che la responsabilità non è di un cantante, non ha la responsabilità dell'educazione, ci mancherebbe, di un ragazzo, della crescita di un ragazzo, quello ce l'ha sempre la famiglia di base e la scuola che appoggia la famiglia. Detto questo, è anche vero che l'essere umano ha una grande possibilità di scegliere. Quindi uno sceglie se ascoltare un certo tipo di musica. Sono in grado di scegliere, questo che ci chiediamo, i ragazzi giovanissimi sono in grado di scegliere, noi siamo appena arrivati. I ragazzi vanno accompagnati, ma noi genitori abbiamo un padre e una madre, non è che può togliersi il ruolo di tutore, di genitore e dire devono fare tutto gli altri, non deve fare la società. Cioè sta a noi. Per tornare a Cocciante, la parola che hanno sostituito per un po' è stata quando un giorno lui ti chiederà di più, al posto del letto, viene censurato. Per quanto riguarda Lucio Dalla,
hanno tolto le parole e per e la gente del, per i ladri, le puttane del porto, era Gesù, lo chiamavano ancora Gesù Bambino, e l'ha tradotto e l'ha cambiata con l'altra frase. Per quanto riguarda i giovani, ma se oggi a 40 anni sono ancora in casa con i genitori, secondo voi come possono crescere? Scusate, fateli crescere buttandoli per la strada. Alessi, i giovani sono a casa non perché sono dei bamboccioni, come qualcuno in passato li ha definiti, ma perché non trovano lavoro, che è un'altra storia. Il lavoro si può trovare, che comunque, caro Roberto, rispetto a certe ci vuole censure, la buona volontà, scusa, ci vuole la buona volontà. Il lavoro si può trovare, ci sono tanti lavori in cui si può andare Alessi, a fare. Oggi parlare di lavoro, allora, insomma, Mengoli, è molto facile parlare quando si ha la nostra età. Nel senso che noi il lavoro, quando avevamo la buona volontà, lo trovavamo. Ci sono regioni in Italia dove però il lavoro proprio vero. Non c'è. Dove non c'è la volontà di sistemarlo, è anche vero, e dove c'è la volontà anche di proporre sempre lavori in nero, lo sai benissimo. Io... per cui non... Dopodiché è certo che la buona volontà Eleonora, fa molto, certo, scusami, che continuano a ricordarmi che in Italia ci sono 55.000 posti di lavoro occupati da stranieri, perché gli italiani non vogliono farlo. Scusami Roberto, non è colpa dei giovani, anche se 40 anni sono in casa, sono i genitori che le tengono sotto una palla di vetro, dovrebbero dargli più spazio per andare fuori. A proposito di censura, volevo sottolineare una cosa. Sto parlando di ragazzi di 15-16 anni che seguono una certa musica. E ti posso dire una cosa, cosa ho fatto io? Io non sapevo assolutamente niente del trap, zero assoluto. Sono andata a studiare, ho preso internet, ho detto come nasce, cos'è, cosa non è, eccetera, eccetera, che volevo capire, no? Allora, cosa ho capito? Che il trap è una musica che viene dalle origini di... trap houses, trap houses erano delle case dove si spacciava droga. E quindi cos'è il trap? Ringo, dimmelo tu, che cos'è il trap? Bravo, ho studiato? No, ho fatto così con la testa in modo ironico, perché comunque definire proprio musica trap, che è fatta con un computer in casa e ti usa voci così sopra, per me musica rimane, rimane il musicista che ha studiato, che sa suonare la chitarra, la batteria, il sassofono, il piano e tutti gli strumenti. Era solo una piccola ironia. No, ma stavo parlando delle trap houses, da dove nasce poi la musica trap, perché era un racconto di quello che vivevano, quindi droga, degrado, povertà. La musica trap, l'abbiamo detto anche ieri, è un sottogenere del rap. Esattamente. Cioè, nasce da lì alla fine degli anni 90. Comunque non è quello, anche ieri Eleonora l'ha detto, non è che tutti quelli che fanno trap scrivono testi indecenti o scemi. Ovviamente, però nasce ecco. Così e poi Alba, si è evoluto. Alba e Riccardo, io adesso vi farò entrare due ragazzi molto giovani, che sono seguitissimi, stanno spopolando in tutto il mondo, e queste domande poi gliele farò a loro. Conoscerà mio figlio. Alba Parietti e Riccardo Bocca. Allora, devo mi rispondete, cosa non capiamo noi della musica dei ragazzi di oggi? Riuscite a rispondermi a questa domanda? Cosa non capiamo noi dei ragazzi di oggi in generale, che è molto più complesso, cioè i ragazzi hanno bisogno di ascolto, e hanno bisogno di comprensione, hanno bisogno di interessi, hanno bisogno di passioni. Io credo che il trap sia un modo, diciamo, anche forse un po' un grido anche di disperazione, alle volte anche mal utilizzato, nel senso che magari ci sono dei testi che arrivano. Io non sono d'accordo con Bocca quando dice che l'arte è arte in generale, e bisogna che sia quello che qualsiasi cosa. Un conto è quando veniva messa al bando Minuetto, piuttosto che testi, diciamo, erotici, che invece francamente erano effettivamente come un quadro che andava guardato per quello che era. Un conto è quando a ragazzi che non sono sufficientemente attrezzati e già magari per molti motivi frustrati e pieni di rabbia, proponi dei testi che incitano all'odio, per esempio verso le donne o verso, senza come dire, che questi ragazzi possano distinguere il vero dalla fantasia. I ragazzi vivono molto spesso sui videogiochi. C'erano dei videogiochi messi in commercio anni fa che erano di una violenza spropositata. Ma molto spesso i ragazzi non distinguono, Alba, più la realtà, dai, dalla fantasia. Ma magari fossero quindi... solo i videogiochi. Mi mettete per favore il triangolo no di Renato Zero, velocemente. Riccardo Bocca, ad esempio, mi viene in mente questa canzone, visto che oggi cogliamo l'occasione di fare gli auguri a Renato Zero, una delle sue grandi canzoni, il triangolo no. Ma una canzone del genere, perché? Ascoltiamola. Perché non è stata censurata all'epoca, allora? E invece, Bella Senz'Anima, in alcuni passaggi è stata censurata.
perché aveva sufficiente intelligenza e astuzia per non richiamare alle orecchie più ingenue quello che rappresentava, e quindi ipocriticamente veniva, si pensava che potesse passare senza richiamare al triangolo sessuale. Però Renato Zero non ha interpretato la trasgressione. Renato Zero in quel momento ha rappresentato nella propria vita e nella società la trasgressione, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale e dal punto di vista sessuale. Oggi che cosa troviamo? Troviamo la musica come la musica trap di cui parlavate, che è una musica che parte come reazione dalla cultura nera dell'emarginazione e che proprio per questo esalta alcuni valori che possono sembrare violenti e grotteschi, come l'esaltazione del denaro, l'adorazione delle macchine di grossa cilindrata, un rapporto grazie con le donne, Riccardo, capito, scorretto, che era una protesta, una contestazione protesta violenta. Contestazione. Ok, sono canzoni di protesta e di contestazione. Poi, insomma, bisognerebbe poi vederne un po' i testi, perché in alcune cose secondo me si travalica un po' questo sentimento. Vi dicevo...